Allô? Allô? L'augurio di condividere la protagonista di una parte di Pedro. Sì, metti il nome e il cognome. Allora, signora, lei ne vuole? Sì. Uno o due? No, non so. Prego, prego, prego. Gentili ospiti, buonasera e benvenuti nel chiostro di San Francesco per la presentazione del libro Islam, siamo in guerra di Magdi Cristiano Palma. Ascoltiamo in piedi l'inno nazionale americano in onore del presidente internazionale Bob Colliu, l'inno europeo e quello nazionale.
do il benvenuto a Marte di Cristiano all'anno a nome del sindaco che aveva, purtroppo non è qui per un impegno precedentemente assunto, a nome dell'intera amministrazione e mio personale. Un saluto affettuoso al neo eletto presidente dei Lions, il nostro amico Davide Infuso. Buonasera a tutti, voglio ringraziare tutti, le autorità civili, le autorità lionistiche e tutti quanti voi per essere qui questa sera. Per me è motivo di orgoglio e soddisfazione per me personale, per tutto il club, avere come ospite questa sera una persona di così altissimo profilo come Magdi. Quando un mese fa ci siamo riuniti al primo direttivo del mio mandato, ci siamo visti quale sarebbe stato un buon segnale per il nostro club da lanciare, e credo che mai più come questo, di questo argomento così importante, così delicato come in questo periodo, sia stato per noi così giusto, perché vedete, forse non è facile di questi tempi, soprattutto quasi ai primi di agosto, raccogliere così tante persone tutti quanti insieme su una tematica delicata, una tematica dove nel mondo sta cercando di in qualche modo incuterci paura, e noi dobbiamo invece reagire, dobbiamo ritrovarci, avere il coraggio di andare avanti. E prende la parola Costanza Martina Vitale, che presenta l'ospite della serata. Buonasera a tutti. Allora, ci sono tanti motivi per cui dovremmo leggere questo e tanti altri libri che riguardano l'Islam. Il primo e il più importante è che questo argomento non è più rimandabile, non è più ignorabile. È un argomento attuale. Twin Towers, 11 settembre 2001, Bataclan, Nizza, Charlie Hebdo, Barcellona, Londra, Monaco. Sono solo alcune piccole ferite che il terrorismo islamico ha inferto all'Occidente. E sono ancora poche rispetto alle tante altre ferite che quotidianamente fa ai cristiani e agli ebrei di tutto il mondo, solo un pochino più lontano rispetto all'Europa. Questo libro di per sé, se vogliamo, è un po' feroce, no? È un po' forte perché si scaglia contro il relativismo religioso, si scaglia contro l'islamicamente corretto. Abbiamo il terrorismo islamico dentro e fuori di casa nostra. L'Europa farà la stessa fine delle altre due sponde del Mediterraneo, che erano cristiane al 98% e sono state sottomesse all'Islam. Per vincere dobbiamo fortificarci dentro, riscoprendo il sano amor proprio, l'orgoglio di chi siamo, il dovere di salvaguardare l'unica civiltà che esalta la vita, la dignità e la libertà. Magdi Cristiano Allah me lo conoscete tutti, nato nel 51 al Cairo, poi è diventato cittadino italiano nell'86, è stato per 56 anni musulmano. 56 anni musulmano, poi ha deciso di convertirsi al cristianesimo, si è fatto battezzare da Papa Benedetto XVI nel 2008, nel 2013 poi si è dissociato dalla Chiesa, perché la Chiesa di Papa Francesco ha sostanzialmente legittimato l'Islam. Tra le altre cose lui è editorialista del giornale ed è stato il primo uomo ad essere processato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti per islamofobia. Processo che poi ha vinto perché ha fatto valere il suo diritto, il diritto di tutti, di poter criticare qualsiasi cosa, anche l'Islam. Grazie a Costanza, grazie al presidente Davide Infuso per questo invito. Ringrazio ovviamente tutti quanti voi per aver scelto di dedicare questa prima parte della serata a confrontarci su tematiche che purtroppo ogni giorno si rivelano sempre più di attualità. Voglio ringraziare anche le forze dell'ordine che sono qui presenti a tutela della nostra sicurezza. Purtroppo oggi noi abbiamo una missione che è quella di capire correttamente quello che sta accadendo dentro casa nostra e di fronte a casa nostra. Acquisire e diffondere informazione corretta è il fronte di battaglia in assoluto più importante, perché è la nostra fragilità
quella che determina il loro arbitrio, la loro arroganza e la loro violenza. Capito? E quello che è da evidenziare è che i cristiani sono scomparsi non per quello che hanno fatto, ma per il fatto stesso di essere cristiani. È importante comprendere questo punto per evidenziare che la violenza nell'Islam, la violenza nel terrorismo islamico è di natura aggressiva, non reattiva. Ci uccidono a prescindere da quello che facciamo. È fondamentale liberarci di un senso di autocolpevolezza che porta taluni tra noi, ogni qualvolta uno di loro sgozza, decapita, massacra e si fa esplodere, a dire: l'hanno fatto perché noi li abbiamo bombardati, l'hanno fatto perché noi li abbiamo colonizzati, l'hanno fatto perché più di 1000 anni fa noi abbiamo fatto le crociate. Si cerca sempre di individuare un nesso di causa ed effetto tra le loro atrocità e violenze che sono state da noi commesse. E invece è fondamentale conoscere la storia e comprendere che la violenza nell'Islam c'è sempre stata, e in particolare c'è sempre stata perché Maometto è stato violento. Maometto nacque nel 570 alla Mecca. Nel 622 Maometto fu cacciato dalla sua gente, dai meccani, perché si ostinava a dire che bisogna adorare solo Allah. Allah in realtà era uno dei 360 idoli che venivano adorati all'interno di un pantheon politeista pagano arabo pre-islamico, idoli rappresentati sotto forma di statuette custodite all'interno di un edificio cubico che all'epoca era il principale luogo di culto sacro del paganesimo arabo pre-islamico e che ad oggi è il principale luogo di culto sacro dell'Islam. È un edificio cubico che si trova al centro della grande moschea della Mecca, denominato in arabo la Kaaba. Ebbene, Maometto volle imporre il culto del solo Dio Allah, che veniva concepito come il Dio supremo del pantheon politeista arabo, così come Giove lo era nel pantheon politeista romano, Zeus nel pantheon politeista greco, per far valere il suo primato. Per 25 giorni alla tribù ebraica dei Banu Quraiza. A Medina c'erano tre tribù ebraiche: i Banu Quraiza, i Bani Nadir e i Banu Kunaika. Queste altre due erano state costrette ad abbandonare la Mecca lasciando tutti i loro beni. I Banu Quraiza erano stati rassicurati da Maometto, avevano sottoscritto un accordo con Maometto, se non che un giorno Maometto disse che Allah gli aveva rivelato che gli ebrei o si convertivano all'Islam o dovevano essere uccisi. Dopo 25 giorni di assedio e dopo il loro rifiuto a sottomettersi all'autorità di Maometto e quindi a convertirsi all'Islam, era la religione che lui proponeva, Maometto ordinò che tutti gli ebrei maschi adulti dovevano essere decapitati, le donne e i bambini ridotti in stato di schiavitù. Fece scavare dei fossati alla periferia della città, si fece portare uno ad uno gli ebrei maschi adulti e lui personalmente partecipò
alla loro decapitazione. Questi dettagli sono descritti nella sua biografia ufficiale, quindi non in un testo critico nei confronti dell'Islam, ma in un testo che nessun musulmano può mettere in discussione, perché è una delle fonti da cui si attinge per elaborare la Sharia, la legge islamica. Quindi Dio che si fa uomo e che si incarna in Gesù, cioè noi siamo cristiani se crediamo che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, nato, morto e risorto. Questo è il fondamento del cristianesimo. L'Islam invece è la religione del Dio che si fa testo e che si incarta nel Corano. Per i musulmani il Corano è ciò che è per i cristiani è Gesù Cristo. Concepiscono il Corano come opera increata al pari di Allah, è come se fosse Allah che si invera, che si sostanzia nel Corano. La conseguenza è che mentre nella religione del Dio che si fa uomo e dell'uomo concepito a immagine e somiglianza di Dio, fede e ragione convivono in modo armonioso, sono due facce della stessa medaglia, noi possiamo legittimamente usare la ragione per entrare nel merito dei contenuti della fede, possiamo vagliare questi contenuti, li possiamo criticare, li possiamo contestualizzare nel tempo e nello spazio, possiamo attribuire loro un significato allegorico che risulti compatibile con lo spirito dei tempi, ma tutto ciò non lo possiamo fare nell'Islam, perché se usassimo la ragione per entrare nel merito dei contenuti di ciò che Allah prescrive nel Corano, metteremmo in discussione Allah stesso. Queste 45 persone che stavano prendendo il sole sulla spiaggia prima di essere ucciso, il governo tunisino, la Tunisia è un paese al 100% musulmano, il governo tunisino, che evidentemente conosce bene la realtà dell'Islam, dopo aver proclamato lo stato di emergenza, aver reintrodotto la pena di morte, ordinò la chiusura di 85 moschee, definendole covi del terrorismo. Fidiamoci dei paesi musulmani, loro sicuramente l'Islam lo conoscono meglio di noi. Se loro stessi ci dicono fate attenzione, le moschee possono essere covi del terrorismo, fate attenzione, all'interno delle moschee si pratica il lavaggio di cervello. Non possiamo continuare in Italia e in Europa ad essere più islamici degli islamici stessi. Ormai in Italia, quando si parla di moschee, se ne parla solo per dire che bisogna costruirne di nuove, che bisogna costruirle sempre più grandi, con cupola e minareto, e ci rassicurano che se le moschee saranno grandi, all'interno di queste grandi moschee si professerà l'Islam moderato. Io sono circa 1,5 miliardi di musulmani, il 90% sono sunniti, il 10% sono sciiti. E all'interno del sunnismo non c'è un papa, non ci sono cardinali, vescovi, ma c'è un personaggio che sul piano della giurisprudenza islamica è considerato come la massima autorità, è il grande imam della moschea università islamica di Al-Azhar, che ha sede al Cairo, e questo personaggio viene ricevuto ovunque nel mondo da capi di Stato, riceve i capi di Stato quando sono in visita al Cairo, e circa 2 mesi fa è stato ricevuto in Vaticano anche da Papa Francesco, si sono abbracciati e Papa Francesco ha detto che quell'abbraccio è un segno contro il terrorismo. Bene,
Sentite che cosa disse questo personaggio, che si chiama Ahmed al-Tayyib, nel 2002. La soluzione al terrore israeliano risiede nella proliferazione degli attacchi suicidi che diffondono terrore nel cuore dei nemici di Allah. I paesi governanti e sovrani islamici devono sostenere questi attacchi. E un anno dopo, sempre questo Papa dell'Islam sunnita disse: le operazioni di martirio in cui i palestinesi si fanno esplodere sono permesse al 100% secondo la legge islamica. E questo è l'Islam moderato, questo è l'Islam di pace. Giustamente detto, però dobbiamo esigere da tutti quelli che liberamente scelgono di condividere questo nostro spazio, che non è solo uno spazio fisico, ma è anche uno spazio di spiritualità, è uno spazio di valorialità, e esigere che rispettino le nostre leggi, esigere che ottemperino alle regole su cui si fonda la civile convivenza, esigere che condividano i valori che sostanziano la nostra civiltà. Non vogliamo discriminare nessuno, ma il problema vero oggi è che noi ci autodiscriminiamo accordando ad altri ciò che non è consentito a noi stessi. Sembra banale, sembra paradossale, sembra assurdo il fatto di dirci che noi dobbiamo impegnarci affinché non si discrimini nessuno a 360 gradi, quindi non accordando ad altri deroghe ed eccezioni rispetto alle nostre leggi, alle nostre regole e ai nostri valori. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Lui è totalmente disponibile sul punto. Un attimo, arrivo col microfono.